Si era vista un giudizio sul risultato innanzitutto giusto, corretto, rispecchiato quello che ha visto in campo? Ma noi prendiamo sempre quello che arriva e avremmo voluto vincerla, ci abbiamo provato perché è stata in gara nonostante venivamo da due risultati negativi. Credo che la squadra sia stata presente e abbia fatto la partita che doveva fare, andando in vantaggio, subendo un'occasione nel primo tempo in cui gli avversari avrebbero potuto pareggiare, ma poi per tutto l'arco del primo tempo, credo, mettendo le basi per poter finire anche con il doppio vantaggio, non ci siamo riusciti. Ci abbiamo riprovato all'inizio della ripresa, abbiamo avuto delle occasioni importanti per andare sul doppio vantaggio, che sarebbe stata la cosa migliore da fare in questa partita, e poi abbiamo concesso quei 15 minuti di gioco al Venezia, in cui hanno avuto delle palline attive, in cui hanno avuto dei giri da lontano, e sono stati in grado di riuscire a pareggiare la gara, e poi nel finale ci abbiamo riprovato ancora, quindi al di là del risultato penso che questa squadra in questo momento ha fatto la prestazione che doveva fare su un campo difficile, e avremmo tutti voluto vincere, non ci siamo riusciti e ci proveremo la prossima. È mancato un po' di cattiveria soprattutto negli ultimi 20 metri, è una cosa che ci sta un po' portando dietro questa squadra. Questa è la frase più normale da poter dire, però io penso che la squadra oggi è stata presente in campo, non era facile venire qui a fare la partita che abbiamo fatto noi. Penso che in questo momento stiamo raccogliendo meno di quanto stiamo seminando, ma sono convinto che continuando a fare questo tipo di prestazioni questo gruppo potrà togliersi delle soddisfazioni. Il cambio di Zaccagni da Davidovic, era stato Zaccagni, ha pensato di potersi un po' di più, non so, magari non era visto. Ma penso che con l'ingresso di Pavel abbiamo ritrovato un pizzico di solidità che in quel momento della gara avevamo perso, anzi l'avrei voluto fare qualche minuto prima e non ce l'hanno permesso perché avremmo avuto un saltatore più in aria e forse avremmo anche potuto evitare il pareggio. Però ripeto, io mi piace parlare più che dei singoli, mi piace parlare della squadra, e oggi la squadra penso che abbia fatto la partita presente che volevamo fare. Sicuramente siamo venuti per provare a vincere, abbiamo avuto le occasioni per farlo, non ci siamo riusciti e guardiamo già la prossima. Ecco, la partita di Carmine, che mancava proprio dalla zona di campionato con Padova, come l'ha visto? Sono contento della squadra, di quello che ha fatto oggi la squadra, e quando dico la squadra, dentro ci sta Di Carmine, Zaccagni, Larindi, Ragusa, Anderson, Colombatto, Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balco e Silvestri, perché siamo stati presenti, affrontavamo una squadra che ha ritrovato entusiasmo, aveva cambiato e non era facile venire a fare la partita che abbiamo fatto noi, anche considerate le condizioni che per lunghi tratti la gara ci sono state. Siamo andati in vantaggio, penso che nel finale del primo tempo avremmo potuto e forse anche meritato di fare il raddoppio, non ci siamo riusciti. All'inizio della ripresa abbiamo avuto due occasioni importanti per andare sul 2-0, non ci siamo riusciti. Abbiamo preso il gol, siamo stati in grado di reagire senza subire nessun'altra iniziativa degli avversari, quindi ripeto, vogliamo provare a vincere tutte le partite quando iniziamo. In questo momento penso che stiamo raccogliendo un po' meno di quello che stiamo seminando, però continuando a fare questo tipo di prestazioni penso che riusciremo presto a ritrovare anche la vittoria. Grazie mister. Grazie. Ci sono stati degli aspetti nei quali Venezia riusciti a mettere in difficoltà oggi? Ma nella prima frazione le difficoltà le abbiamo avute soprattutto non riuscendo a leggere bene le traiettorie di queste palle giocate in profondità, c'era il vento che un po' disturbava, e poi abbiamo ricevuto tanti traversoni. Siamo stati bravi a difendere bene, a non lasciare tante occasioni agli avversari, a crearne noi alcune anche clamorose. Peccato perché in questo momento non siamo stati bravi a concretizzarle, però sono contento perché mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno e mi auguro che continueremo a creare così tante occasioni, e sono convinto che nel tempo verremo anche premiati.